Buongiorno ragazzi, eccoci arrivati alla conclusione, siamo nel finale di questo percorso di letture, purtroppo poche, intorno al grande romanzo I Promessi Sposi di Manzoni. Andiamo direttamente alla conclusione, il sugo di tutta la storia. Il bello era sentirlo raccontare tutte le sue avventure e finiva sempre col dire le gran cose che vi aveva imparate per governarsi meglio in avvenire. Il protagonista è Renzo, no? Nella parte precedente si sono rincontrati e stanno facendo una sorta di, come dire, di presa di coscienza di tutto quello che hanno vissuto. E Manzoni, in questo ultimo intervento, perché è il narratore, Manzoni, il narratore onnisciente che ci racconta e prende anche un po' in giro i protagonisti della sua opera, e dice che il bello di sentire Renzo è che mentre raccontava tutte le sue avventure, la peste, i tumulti a Milano, la fuga, il lavoro di qua, le lotte, diceva sempre che tutte queste cose che erano successe per insegnargli a vivere in modo più assennato. Infatti diceva, ho imparato, diceva, a non mettermi nei tumulti. Quindi era finito nei guai per colpa dei tumulti per il pane milanese, dove era stato accusato di essere uno di coloro che avevano aizzato il popolo contro il governo spagnolo, no? Era per questo che era finito per essere ricercato dalla polizia. Ho imparato a non predicare in piazza, quindi se devo parlare di qualcosa che non mi va, non devo farlo davanti a tutti. Ho imparato a guardare con chi parlo, perché era stato catturato. Perché non si era accorto che stava parlando male del governo spagnolo con una delle spie del governo spagnolo. Ho imparato a non alzare troppo il gomito, perché il fatto che lui si fosse lasciato andare a queste accuse contro il governo milanese era anche perché aveva bevuto un po' troppo. Ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte quando c'è lì intorno gente che ha la testa calda. Quindi, quando, no, ho imparato a non mettermi a capo delle folle, diventare una persona importante, a non tenere in mano come dire, lo sviluppo della situazione quando c'è in giro della gente che non sa ragionare. Ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede prima di aver pensato quel che possa nascere. Attaccarsi un campanello al piede è una metafora per dire: ho imparato a non farmi notare troppo prima di aver visto che questa cosa non rischi di farmi finire nei guai. Quindi vedete come questa sorta di continua ripetizione dell'ho imparato ci dà l'idea di questo Renzo che da tutte le sue avventure è cambiato, no? I Promessi Sposi sono il romanzo di formazione del cambiamento di Renzo. A questo punto interviene il narratore facendo parlare Lucia, però, che Lucia non è proprio così convinta. Lucia, però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non era soddisfatta. Dice, vabbè, ok, tutte queste cose sono successe per far imparare a te queste cose, tu ti sei messo nei guai. Hai combinato un sacco di pasticci e hai imparato da questi pasticci a non cacciartici più. Le pareva così confuso che ci mancasse qualcosa. Manca qualcosa in questa, però, in quest'idea per cui le cose ti accadono perché tu ti ci metti dentro nei guai per imparare a non farlo più. A forza di ripetere sempre la stessa canzone, di pensarci sopra ogni volta, e io disse un giorno al suo moralista: cosa volete che abbia imparato? Gli dice, Lucia dice a Renzo, ma io cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai. Lucia rappresenta l'opposto di Renzo. Lucia è la persona pacata, umile, riservata, che ha fatto di tutto tranne che andarsi a cercare dei guai. Sono loro che sono venuti a cercare me. Quando non voleste dire, aggiunse soavemente sorridendo, che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettermi a voi. Quindi è un po' ironica, Lucia dice, l'unica scemenza che ho fatto, se volete dirlo, è stata quella di volervi sposare. È stato lì che sono iniziati tutti i nostri guai. Però è interessante questa cosa che dice Lucia, perché Renzo dice, va bene, i guai vengono per farti imparare a cambiare. Lucia dice, io i guai non me li sono cercati, ma mi sono arrivati lo stesso. Quindi qual è la soluzione di questo dilemma? Renzo alla prima rimase impicciato. Renzo non sa bene cosa rispondere. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, quindi i due cercano di capire il perché gli sono successe tutte queste avventure, tutte queste sfortune, conclusero con quella che è la morale. Siamo alla morale della storia. Il sugo, il famoso sugo di tutta la storia. Conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è data cagione.
cioè i guai spesso vengono per colpa nostra, ma che la condotta più cauta e più innocente non basta tenerli lontani. Rimanere cauti, cercare di non ficcarsi nei guai, non vuol dire che non ci finisci dentro lo stesso. E che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa è l'idea di provvidenza di Manzoni. Le cose che arrivano possono essere positive o negative, ma la provvidenza non è tanto il fatto che Dio ti risolve i problemi, ma il fatto che la fiducia in Dio fa sì che tu questi problemi li viva in modo più sereno e li possa rendere utili per una vita migliore, cioè da questi tu possa imparare. Questa è la morale cristiana di Manzoni: tutto ciò che accade è per un bene. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui come il sugo di tutta la storia. Quindi questa conclusione che i due umili protagonisti del grande romanzo storico di Manzoni arrivano a definire, Manzoni la ritiene il sugo di tutta la storia, cioè la morale di tutto il romanzo. La quale, se non vi è dispiaciuta affatto, guardatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. Ritorna come all'inizio l'idea del doppio autore, l'autore del Seicento che l'ha scritta e io, quindi in questo caso Manzoni, che l'ho raccomodata, cioè l'ho sistemata per renderla più piacevole. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non sia fatto apposta. Finisce in modo ironico. Se invece tutta questa nostra storia vi ha stufato, sappiate che non l'abbiamo fatto apposta, noi volevamo divertirvi. Molto bene, vi lascio al vostro studio. Ciao!